Buongiorno, come sapete qualche settimana fa il governo aveva incaricato un team di esperti indipendenti guidato dal responsabile dell'agenda digitale italiana, Francesco Caio, di svolgere per il governo un rapporto che adesso qui viene presentato, quindi in una logica di completa trasparenza. L'obiettivo del rapporto, come appunto vedete poi dalle carte che verranno date, era quello di capire come l'Italia può raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 che riguardano la diffusione della larga banda nel nostro paese. Il punto che voglio qui sottolineare è il seguente: da dove nasce e perché questo rapporto e perché questa richiesta di un rapporto a tre personalità indipendenti, oltretutto tre personalità indipendenti europee. Il rapporto naturalmente ha questo obiettivo di legare l'Italia e l'Europa in questa vicenda. Noi siamo parte di un'Unione Europea si è data degli obiettivi e vogliamo questi obiettivi viverli con il massimo di impegno per il nostro Paese. In secondo luogo, perché in Italia l'attenzione in termini di politiche industriali, di competitività alla grande questione della diffusione della larga banda, ha bisogno di un'accelerazione, ha bisogno di un impegno strategico che veda il governo, i poteri pubblici, il sistema pubblico italiano attivo e particolarmente, impegnato. Perché è importante che nel nostro Paese tutta la discussione rispetto agli assetti proprietari dei soggetti che stanno nel mercato, sia una discussione che tenga conto del vero obiettivo per quanto riguarda l'interesse pubblico italiano, e il vero obiettivo è la competitività del Paese attraverso la diffusione della larga banda. Fino a oggi, attorno a questi obiettivi si è lavorato, i privati hanno fatto alcune cose. La nostra impressione è che questi obiettivi abbiano bisogno di un fortissimo impulso pubblico ed è il motivo per il quale abbiamo chiesto questo rapporto. Due parole, e poi mi fermo in questa introduzione, anche per delimitare, diciamo così, il campo da gioco, perché non voglio che si allarghi il campo da gioco oltre quello che è l'incontro di oggi, cioè la presentazione dei contenuti del rapporto da parte del team di esperti, che io voglio veramente ringraziare di cuore sia Francesco Caio per il lavoro complessivo sull'agenda digitale che sta facendo e ovviamente per il lavoro su questo rapporto, sia Scott Marcus e Gérard Poggorel per l'impegno e secondo me il contenuto del rapporto che ci hanno presentato. Dico in due parole qual è il dato che io traggo come capo del governo da questo rapporto e quindi nel delimitare il campo da gioco quali sono i termini del lavoro che abbiamo intenzione di fare a partire da questo rapporto. Investire nella diffusione della larga banda rappresenta la grandissima priorità del Paese. L'Italia ha fatto dei passi avanti, ma l'Italia è ancora indietro. Raggiungere nel 2020 gli obiettivi europei rappresenta una grandissima priorità e per quanto ci riguarda rappresenta uno degli obiettivi principali della nostra azione. Motivo per il quale abbiamo creato un Mister Agenda Digitale, motivo per il quale l'agenda digitale rappresenta un punto prioritario dell'azione del nostro governo. Però siamo indietro, questo è chiaro. E quindi c'è bisogno di una forte accelerazione. L'accelerazione la danno i privati e il pubblico. Qual è la divisione dei compiti tra privato e pubblico in questo campo? Anche qui per delimitare il campo da gioco e dire con chiarezza quali sono gli obiettivi sui quali lavoriamo. I privati devono fare gli investimenti. Devono fare gli investimenti. È assolutamente necessario che questo avvenga. E noi ci aspettiamo che li facciano e che ne facciano più di quanti ne hanno fatto fino adesso.
qual è il compito del pubblico che io traggo anche dalla lettura di questo rapporto? Il compito del pubblico è duplice. Il pubblico, il governo in particolare, deve costruire una matrice di impegni vincolanti e di obiettivi. Questa matrice di impegni vincolanti e di obiettivi deve essere basata su scadenze certe e scadenze periodiche con le quali verificare gli impegni che i privati si prendono in modo tale che queste scadenze siano verificabili dalla pubblica opinione e dai poteri politici, dai poteri pubblici. Questa matrice deve vedere un impegno del governo al suo massimo livello, quindi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, motivo per il quale siamo anche fisicamente qua oggi, in una logica nella quale, ripeto, il nostro compito è quello legato alla competitività e alle politiche industriali nel campo della diffusione a larga banda. Qui non ci occupiamo, e questo rapporto esplicitamente non chiedeva di occuparsi di attività regolatorie o di altre attività che esulano da questo aspetto. Lo dico perché per questi temi abbiamo, il nostro sistema ha strumenti, a partire dal lavoro dell'Agicom e di altri strumenti che devono svolgere il loro lavoro e che sono quindi in questo assolutamente autonomi, ma stanno dentro un complesso di attenzione del sistema pubblico rispetto al quale, ripeto, l'impegno del governo deve essere innanzitutto quello di costruire questa matrice di impegni vincolanti, di obiettivi, e naturalmente questa matrice ha un senso non se si tratta semplicemente di preghiere da rivolgere ai privati o di auspici. Questa matrice ha senso perché il potere pubblico poi ha poteri che sono naturalmente poteri con sfumature varie di invasività, se questi impegni vincolanti e questi obiettivi non sono raggiunti. Quando dico sfumature diverse di invasività, dico che esiste da atti di indirizzo fino alla bomba atomica in cui la valigetta è in mano al Parlamento e al Governo con il bottoncino rosso, che è quello dello scorporo della rete e della pubblicizzazione della rete, che rappresenta l'estrema ratio di un intervento che rimane sullo sfondo nel momento nel quale questo complesso meccanismo di matrice con obblighi vincolanti, obiettivi da raggiungere, si dovesse verificare nel tempo che non vengono raggiunti. Il secondo compito della mano pubblica, naturalmente, è quello di intervenire per favorire la connettività di tutto il sistema che ha a che vedere con la pubblica amministrazione. E questo è un grandissimo compito per un paese come l'Italia, in cui la pubblica amministrazione è così larga, ha un perimetro, un campo da gioco così largo. Su questo punto c'è un lavoro che è in corso, un lavoro che sta portando anche risultati importanti. Sapete, per esempio, questa data del 6 giugno per la partenza definitiva della fatturazione elettronica per tutte le pubbliche amministrazioni centrali del nostro Paese e tanti altri impegni che si stanno prendendo. Ma su questo recepisco dal rapporto il forte stimolo a usare con un atteggiamento strategico complessivo i fondi comunitari, i fondi strutturali europei. E quindi uno dei capitoli che noi affronteremo è quello della costruzione di un piano dentro la programmazione 2014-2020 di utilizzo dei fondi comunitari, dei fondi strutturali europei per la connettività delle pubbliche amministrazioni del nostro Paese, cosa che ovviamente dovrà toccare tutto, dovrà toccare le pubbliche amministrazioni centrali, quelle periferiche, il mondo dell'istruzione, il mondo della sanità. Non sto qui a fare l'elenco, ma ovviamente l'elenco è molto largo. Qui c'è una responsabilità specifica, è il secondo grande capitolo di intervento del sistema pubblico per far sì che questa accelerazione avvenga.
Ma mi fermo qui, volevo però fare questo inquadramento per dire quanto siamo grati al Comitato per il lavoro molto rapido e molto, secondo me, molto efficace che ha svolto, dal quale traggo, ripeto, l'indicazione che l'Italia ha molte possibilità di farcela, però anche molte arretratezze, e che quindi o c'è un ruolo attivo del pubblico, del sistema pubblico, e questo ruolo attivo vogliamo assolutamente giocarlo in un rapporto ovviamente di dialogo e dialettico con i soggetti privati, ma sapendo che il pubblico da adesso in poi sarà in campo per verificare e far sì che il rispetto di questi impegni, perché si arrivi nel 2020 a un'Italia nella quale la connettività della larga banda di ultima generazione sia effettivamente in linea con gli impegni europei, questo per quanto ci riguarda sarà uno dei grandi impegni dei prossimi mesi e dei prossimi anni, e vogliamo che il sistema pubblico sia assolutamente della partita. Ho voluto fare questo quadro per, ripeto, delimitare il campo da gioco e dirvi quali sono le indicazioni che traggo, che traiamo. Ovviamente sono indicazioni che dovremo applicare, quindi non chiedetemi poi tutti i particolari dell'applicazione, nel senso che qui oggi noi stiamo presentando e il Comitato di Esperti presenta il rapporto, ovviamente del quale il Comitato è assolutamente responsabile di tutte le indicazioni di policies che svolge. Il Governo trae da queste indicazioni di policies il quadro di riferimento che vi ho accennato prima e i tre grandi impegni che riguardano i privati per un verso e i due impegni che riguardano il sistema pubblico che vi citavo prima. Mi fermo qui, do la parola a Francesco Caglio. Grazie Presidente. I messaggi chiave li avete già sentiti. Questa è un'opportunità per noi per condividere un minimo il lavoro fatto e le risultanze che emergono. Parto dalle domande che ci ha posto il Presidente Letta subito dopo il Consiglio europeo dell'ottobre, del 24 ottobre dell'anno scorso, per far sì che il complesso di attività dell'agenda digitale, di cui a livello europeo la copertura della banda larga è uno, fosse in linea con gli obiettivi che l'Europa delinea per il 2020. E ce n'erano tre, uno già scaduto, che è quello del dicembre 2013, la copertura completa della banda larga di prima generazione, e per il 2020 ce n'erano due, la copertura completa di una rete di nuova generazione con un minimo di 30 megabit e una penetrazione, quindi un rapporto fra rete e mercato, cioè il 50% della popolazione collegato e attivamente utilizzante una rete di 100 megabit per secondo. Il team, ne ha già parlato il Presidente, composto da questi tre esperti, ma oltre a ringraziare Scott Marcus e Gerard Pogorel per il loro contributo, è per me l'occasione anche per menzionare due altre persone che ci sono state molto vicine e che sono oggi qui in sala, Vittorio Trecordi e Valerio Zingarelli, e vedo anche Mario Furlone della Fondazione Ugo Bordoni, che con grande cortesia istituzionale il Mise Comunicazione ci ha dato, ci ha messo a disposizione per il lavoro che abbiamo svolto. Che lavoro abbiamo svolto? Abbiamo parlato con i gestori di telecomunicazioni e abbiamo con loro trovato un accordo che ha funzionato molto bene. Loro ci hanno dato, e li ringrazio, ampia visibilità dei loro piani operativi e di dettaglio, nella consapevolezza di avere da noi un vincolo di riservatezza sui dati più sensibili. Il rapporto condivide col pubblico alcuni dati, altri restano riservati, ma pensiamo, anche sulla base di quello che diceva il Presidente, che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, una crescente visibilità dei numeri arrivi. Ci siamo confrontati con il Mise, con il Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni, in particolare con la squadra del Vice Ministro Catricalà, che ringrazio in questa occasione per la sua disponibilità, e con il Presidente dell'AGI, con il Professor Cardani, per avere il più possibile accesso alle basi informative già a disposizione delle istituzioni. Qual è la situazione di partenza? Possiamo dire che il primo obiettivo europeo a grandi linee è già stato centrato dall'Italia. È vero che noi abbiamo 2 milioni di linee fisse
che per problematiche diverse non riescono ancora ad erogare quei 2 megabit minimi considerati essenziali dalla comunità europea, ma altrettanto vero che ci si sta lavorando e grazie anche all'uso di alcuni dei fondi strutturali già in passato, oggi l'Italia ha una copertura fra le più estese di banda larga di prima generazione, quella comunemente segnata intorno ai 2 megabit. Il tema, come diceva il Presidente, è il ritardo sulla nuova generazione, dove partiamo in forte ritardo rispetto all'Europa e dove quindi c'è più attenzione e più focalizzazione sulla competitività complessiva del sistema, da cui, lo ripeto, la natura di politica industriale dell'esercizio, perché questo divario fra una copertura buona di prima generazione e una molto bassa di seconda è un punto di attenzione che l'Europa ha già individuato fra le tematiche da indirizzare nei prossimi anni. La buona notizia che emerge dal lavoro è che noi abbiamo visto piani credibili e già in attuazione. Noi abbiamo avuto modo di confrontarci con i colleghi di Telecom Italia, di Fastweb, di Wind, di Vodafone, di tutti i principali gestori. Ringrazio, vedo alcuni di loro in sala, li ringrazio perché l'esercizio è stato fatto con la massima trasparenza e con un buon livello di cooperazione. Emerge che esiste una coerenza interna fra le architetture che vogliono sviluppare, gli investimenti che mettono in gioco e le coperture raggiunte. E la morale è che in 3 anni noi aspettiamo di vedere il 50% della popolazione italiana raggiunta da reti che hanno un minimo di 30 megabit di banda. A differenza di quanto io stesso vidi in anni trascorsi, qui agli annunci sono già seguite le fasi attuative, soprattutto nella seconda metà dello scorso anno. Un ulteriore aspetto incoraggiante è che per la natura della rete italiana la tecnologia usata, anche se non porta la fibra fino a casa, ma la porta fino agli armadi di strada, quindi la avvicina alle nostre case, in Italia la distanza fra gli armadi, quelli che si vedono per strada, e le abitazioni è più bassa che nella media europea, il che significa che questa architettura, considerati anche gli sviluppi tecnologici previsti nei prossimi 2 o 3 anni, può erogare, laddove installata, una potenza di banda che fosse più vicina ai 50-60 megabit che non ai 30. E chiudo con l'aspetto positivo che emerge, è che c'è un favore di vento su questi piani, sia sul versante tecnologico che su quello della domanda. Sulla tecnologia esistono già oggi in fase sperimentale e in test nel campo alcune tecnologie elettroniche che possono spremere, sentitemi questo termine, dal rame ancora più capacità di banda, ma che soprattutto questa architettura, quella cioè porta la fibra al cabinet stradale, può essere un primo passo per poi sostituire in fibra anche il rame successivo, quindi una possibile evoluzione o scalabilità di questa soluzione. Sul versante della domanda, che come sapete è un punto un po' dolente sul panorama italiano, perché c'è un mercato e una popolazione che tende a usare internet meno degli altri colleghi, delle altre paesi europei, sta partendo forse un elemento importante. Voi avete visto di recente gli annunci di Sky, di Mediaset e dello stesso portale della Rai, dove inizia ad arrivare un'offerta di quella che gli inglesi chiamano catch-up television, cioè la televisione che si può guardare in differita quando uno più ha tempo e più la vuol fare. Questo è un fattore fondamentale di domanda di banda, perché sicuramente i certificati della pubblica amministrazione richiedono connettività, ma non richiedono grande banda. Quello che richiede grande banda è il prodotto audiovisivo. E anche in questo senso l'Italia sembra muoversi nella giusta direzione. Quindi c'è un motivo per ottimismo, è un motivo concreto. C'è anche però, bisogna ricordarlo, una cautela in questo senso, perché le sfide operative dei piani che ci hanno presentato non sono indifferenti. Bisogna che gli operatori continuino ad investire, bisogna che le evoluzioni tecnologiche previste siano effettivamente portate a livello industriale e che soprattutto si creino dei meccanismi virtuosi di coordinamento e di cooperazione sul territorio, perché è un'architettura che lo richiede. La condivisione degli armadi, il coordinamento delle frequenze da mettere sul rame, sono tutte tematiche sicuramente difficili che però richiedono un atteggiamento positivo e costruttivo da parte di tutti. Quindi se i piani verranno fatti, sicuramente nei prossimi 3 anni l'Italia si ritrova con un 50% della popolazione coperta a 30 megabit.
Il tema è che cosa succede dopo questo orizzonte temporale. Alcuni operatori hanno individuato in livello, diciamo, preliminare la possibilità di spingersi fino a un 65-70, ma è chiaro che senza intervento pubblico c'è una parte del paese che secondo i piani attuali non è coperta dai 30 megabit. E per quello che riguarda il secondo obiettivo, anzi direi il terzo e ultimo, quello del 50% della popolazione connessa a 100 megabit, abbiamo due tematiche. Da una parte è la rete disposta o disegnata per erogare 100 megabit ed è il pubblico disposto a pagare forse un premio, un prezzo più alto per avere i 100 megabit. Qui il tema è sicuramente più oscuro in questa fase. E come dicevo prima, la rete che viene sviluppata oggi si può avvicinare nei centri abitati a velocità dei 100 megabit, ma non abbiamo visto al momento nessun piano a 100 megabit ai gestori. E per quello che riguarda l'evoluzione della domanda è sicuramente un tema da tenere sotto controllo. Abbiamo osservato, non si capisce bene se per crisi o per saturazione, un certo rallentamento della crescita delle connessioni in banda larga. Continua fortissima la crescita del traffico e probabilmente continuerà la crescita del traffico, perché se noi confrontiamo l'utilizzo di prodotti audiovisivi sulla rete fra l'Italia e altri paesi come per esempio gli Stati Uniti o il Giappone, noi vediamo che siamo ancora indietro rispetto a questi altri paesi. Cosa emerge quindi come priorità di questa analisi? Diciamo ce n'è due grandi famiglie sul versante dell'offerta, che è stata, come diceva il Presidente Letta, la principale focalizzazione di questo studio, e altri sul versante della domanda coperte dalle tematiche come per esempio l'agenda digitale. Sicuramente la prima è questa che noi raccomandiamo, e mi fa piacere sentire il Presidente che ne ha già elaborato una visione attuativa, la costruzione di questa matrice degli impegni e degli obiettivi. Perché è importante, oggi che abbiamo visto questi piani, continuare a verificarne l'attuazione. Quali saranno gli investimenti, qual è la banda erogata, i KPI è un inglesismo per dire i Key Performance Indicator, cioè gli indicatori di prestazione chiave che le reti messe in campo daranno in termini di qualità del servizio e quant'altro, e soprattutto, l'ultimo ma non ultimo, anche un monitoraggio dell'evoluzione tecnologica per poter soddisfare la promessa di andare oltre i 30 megabit. E questa non è fatta per scopo statistico, l'obiettivo non è creare delle pubblicazioni da illustrare in bei convegni, ma che sia una base informativa per eventuali azioni, interventi correttivi, e qui il Presidente penso sia stato molto chiaro. Ma altri restano i campi dove noi riteniamo opportuno un ruolo, direi, decisivo del pubblico. I fondi strutturali europei, perché sono assolutamente centrati su un obiettivo di competitività, su un obiettivo che l'Europa fissa per la competitività del continente e del nostro paese, ma anche una richiesta, un invito, un supporto a quanti fra gli operatori vorranno condividere investimenti e infrastrutture, ovviamente nel pieno rispetto delle regole della concorrenza, e anche l'opportunità che grandi processi internazionali di riallocazione dello spettro radio possono offrire all'Italia, dando alla radio, alla tecnologia del wireless, un compito più ampio anche per coprire le zone più a bassa densità, dove il fisso sicuramente economicamente fa più fatica. Questa è quindi che cosa emerge da questo rapporto. Piani dei privati concreti, credibili, già in attuazione, ma che rappresentano di per sé delle sfide attuative non indifferenti, e delle aree di attenzione per cogliere appieno gli obiettivi europei. Aree di attenzione dove, secondo noi, il ruolo attivo, vigile, attento e operativo del Governo sarà decisivo per l'Italia e per il raggiungimento degli obiettivi. Io mi fermerei qui. Se ci sono domande, e ovviamente sono Marcus e Pocorel, sono disponibili a integrare, a rispondere. Prego. Bartoloni del Sole 24 Ore, buongiorno. E, visto che il monitoraggio sarà un compito fondamentale, mi chiedevo quale sarà, diciamo, la governance da qui ai prossimi mesi e prossimi anni su questo
tema così importante, visto che tra l'altro c'è in stand-by anche un'agenzia che sta aspettando un via libera allo statuto, e si parlava addirittura di quando si ipotizzava il rimpasto con nuovi ministeri, si parlava addirittura di una delega proprio su questo. Ecco, se il Presidente può rispondere, grazie. Ma come le dicevo prima, questa indicazione concreta di policy sarà una delle questioni che affronteremo nei prossimi giorni. Le posso confermare l'obiettivo. L'obiettivo è assolutamente cogliere dalle indicazioni che sono venute dal rapporto la necessità di un ruolo del pubblico, del governo, che non sia spettatore di questa vicenda, ma un ruolo del governo che sia attivo, che non si sostituisca ai privati, si sostituisca ai privati solamente se c'è un chiaro fallimento dei privati. E quindi un governo che sia in grado di mettere in piedi, ho parlato di una matrice di impegni vincolanti e di obiettivi, con poi gli strumenti per verificarla e renderli evidenti. È chiaro che questa vicenda è una vicenda che interviene in un momento particolare dell'assetto proprietario dei soggetti che operano nel nostro Paese, e quindi il messaggio che noi vogliamo dare a tutti è: tutti sono benvenuti, ma tutti devono sapere che in Italia bisogna investire sulla larga banda, e se non si investe sulla larga banda all'altezza degli impegni che riteniamo essenziali, ci sono e ci saranno poi degli interventi del sistema pubblico che terranno conto del fatto che è nostro dovere garantire che questi investimenti ci siano, perché stiamo parlando, forse ecco la posso mettere così, di un interesse pubblico primario per il nostro Paese. E questo unisce ovviamente il lavoro che i privati fanno, gli obiettivi che i privati devono raggiungere, anche di redditività dei loro investimenti, con un interesse prioritario Paese che ritengo essenziale e che vorrei, attraverso questo messaggio di oggi, il rapporto, fosse assolutamente inteso da tutti gli operatori che agiscono in Italia, da tutti quelli che hanno intenzione di agire in Italia, dagli operatori con proprietà italiana, con proprietà capitali non italiani. L'importante è che sia chiaro questo messaggio, perché il messaggio che oggi vogliamo dare è molto forte, e non accadrà più come in passato, dove operatori di vario genere, di vario passaporto di capitali, hanno operato in un sostanziale disinteresse poi del sistema pubblico per cercare di andare a capire quali erano effettivamente gli obiettivi che venivano raggiunti, gli obiettivi da raggiungere. Ci è sembrato che o si mette questa matrice di impegni vincolanti e di obiettivi, oppure non ce la facciamo arrivare al 2020 con appunto questo vincolo che io sento di darmi e di darci per il Paese, di riuscire a stare al passo con l'Europa. I prossimi giorni saranno quelli di applicazione di questo impegno, di questa policy, nelle modalità più stringenti, più operative possibili. Francesca Paggio dell'ANSA, volevo sapere, a proposito di privati, proprio oggi Sawiris ha ribadito, proprio con una nota, quindi ufficialmente, che sarebbero interessato a entrare nel capitale di Telecom. Quindi lei dice: sono tutti benvenuti, anche soggetti extracomunitari che possono entrare nel capitale di Telecom? Grazie. Ho detto questo, ho detto che quello che noi facciamo qui oggi è, per quanto ci riguarda, quello di fissare degli obiettivi stringenti e vincolanti per tutti gli attori che sono nel nostro sistema e nel nostro Paese, che operano su un interesse prioritario per il Paese. E quindi è bene che tutti sappiano che questo è il quadro di riferimento. Dopodiché il lavoro che abbiamo chiesto a Caio, a Marcus e Pogorella non è legato a assetti proprietari o altre dinamiche né regolatorie né legate a responsabilità che riguardano altri soggetti istituzionali, quindi io mi limiterei a questi commenti. Campesato del Corriere delle Comunicazioni, buongiorno. Allora, mi pare di capire che l'osteoporosi della rete, forse il mercato ha trovato la propria cura. A questo punto il ruolo del governo, e soprattutto quello di monitorare con attenzione
e da un lato che effettivamente gli operatori facciano gli investimenti che hanno promesso di fare. Immagino il ruolo delle autorità sarà quello di controllare che questi investimenti, in particolare il Fiber to the Cabinet, consenta la concorrenza e non riproponga dei monopoli, e dall'altro lato il ruolo del pubblico è di intervenire nelle zone di fallimento di mercato con le risorse europee da un lato e dall'altro fare il cane da guardia del mercato e eventualmente utilizzare tutti gli strumenti possibili. Questo però dal punto di vista del pubblico richiede probabilmente un cambio di passo rispetto al passato, da un lato sulla capacità di utilizzo dei fondi, non parlo soltanto del governo ma anche delle regioni che spesso non sono state capaci di utilizzarli, quindi credo che quel coordinamento Palazzo Chigi di cui parlava il Presidente Letta abbia bisogno anche poi di una sua visibilità e fisicità ben precisa, a meno che non si voglia fare questo soltanto al Ministero. E dall'altro lato effettivamente per far sentire il fiato sul collo degli operatori ci vuole quella governance di cui qualcuno accennava prima, io direi quel controllore, si tratta un po' di capire chi avrà questa funzione. Il suo intervento poteva essere fatto sì, da qua, esatto. Perché ha fatto una sintesi perfetta, quindi io non aggiungerei altro. Magari la terremo in conto per... No, ora si agisce, si opera. Bene, io penso che sia, insomma, da parte mia veramente un ringraziamento di cuore a Francesco Caio, a Scott Marcus e Gerard Pogorel per il lavoro che ci hanno fatto. Adesso tocca a noi operare, essere molto... C'è una domanda. Zona Cesarini. Buongiorno, io sono responsabile dell'ufficio stampa di Confindustria Digitale e Asso Telecomunicazioni. Volevo solo chiedere questo. Naturalmente mi sembra un passaggio molto importante quello che state facendo e auguro che questo possa realizzarsi effettivamente. Ci sono due questioni che rimangono sospese. Il regolamento scavi, che ancora ha dei problemi ad essere attuato secondo le richieste degli operatori, e cioè con la questione delle mini trincee che creano un ostacolo importante, non dico fondamentale ma sicuramente importante. Il secondo è il regolamento sulla attuazione delle emissioni elettromagnetiche che deve favorire la messa in opera delle stazioni per l'LTE. Questi due regolamenti sono, diciamo, siamo in attesa di questi due regolamenti da molto tempo. Il regolamento scavi c'è, però con la norma che impedisce l'utilizzo dei materiali innovativi nello scavo, e l'altro regolamento che aspettiamo da molto tempo dalle ARPA e dal Ministero dell'Ambiente. Dentro la matrice ci sarà anche il monitoraggio degli atti attuativi del governo, degli atti attuativi che devono favorire la messa in opera della banda larga? Grazie. Ovviamente stiamo allargando il campo della nostra attenzione, ma sicuramente anche questo farà parte del complesso di lavoro che dobbiamo svolgere. Bene, grazie. Grazie mille.